La mancata assegnazione del Jeep Camp di FCA al Colle del Nevegal ha sollevato un vespaio di polemiche presso i cittadini e i comitati. Al centro del dibattito il raduno annuale dei fuoristrada che si terrà a San Martino di Castrozza dal 12 al 14 luglio prossimi. Nell'aria c'era la possibilità che il grande ritrovo si svolgesse in Nevegal e ora che quest'ipotesi è ufficialmente sfumata, il sindaco di Belluno Massaro ha ritenuto opportuno fornire delle spiegazioni. La FCA aveva già deciso di andare a San Martino di Castrozza e a partire dall'8 marzo siamo stati contattati da due diverse società di eventi che ci hanno detto: cerchiamo di strappare, tra virgolette, a San Martino di Castrozza questo evento, vediamo se riusciamo a farlo a Belluno. Ci sono una serie di difficoltà, per cui naturalmente abbiamo fatto presente che da noi in questo momento i percorsi sul Nevegal sono occupati dagli alberi schiantati e quindi abbiamo chiesto di sapere quali fossero le strade che intendevano percorrere affinché noi potessimo liberarle per tempo. Abbiamo dato la nostra disponibilità ad ospitare questo evento. Non abbiamo poi più avuto risposta, quindi sostanzialmente non abbiamo più saputo niente. Gli operatori del Nevegal erano tutti entusiasti, ha affermato Vivaio Dolomiti in proposito, e si erano resi disponibili a dare il loro supporto all'organizzazione, ma nelle altre località che erano in lizza per ospitare il Jeep Camp, le amministrazioni hanno steso i tappeti rossi al colosso automobilistico, mentre da noi si è cominciato a ragionare sull'impatto ambientale e sul problema degli alberi caduti da rimuovere, ha concluso il comitato. Sul Nevegal abbiamo fatto qualcosa in questo ultimo periodo di positivo, partendo da un colle dove non c'erano più gli impianti di risalita. Abbiamo pian pianino costruito la stagione estiva, abbiamo fatto dei piccoli passaggi, abbiamo portato l'acquedotto, abbiamo fatto un po' di cose. Le polemiche non aiutano, gli striscioni non aiutano, soprattutto non aiuta mettere sui social o sui media un'immagine del Nevegal assolutamente disastrosa. È l'immagine che i turisti leggono, i turisti si fanno un'idea del Nevegal attraverso quello che scriviamo sui social e sui giornali.